È stato presentato a Capaccio Pestum il progetto definitivo del Masterplan Salerno Sud. Sarà un'opera straordinaria, dice il presidente della regione Vincenzo De Luca. Ci abbiamo lavorato molto. Credo sia un'occasione straordinaria di sviluppo di un territorio splendido dal punto di vista ambientale, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale. L'area sud di Salerno è veramente un'area che ha potenzialità incredibili. Abbiamo avuto un impegno di Stefano Boeri nel coordinamento di questo lavoro del Masterplan. Credo che possa essere davvero un modello straordinario di trasformazione urbana e di rilancio produttivo del nostro territorio. Abbiamo un territorio che ha caratteristiche specifiche a nord, a sud del fiume Sele, un paesaggio agricolo a nord, paesaggio zootecnico a sud, una fascia costiera da valorizzare, da proteggere e da proteggere anche, un patrimonio archeologico, storico, artistico davvero straordinario. Il nostro problema è realizzare infrastrutture, soprattutto della mobilità, infrastrutture ambientali. Con l'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano avremo una possibilità di decollo davvero straordinaria di tutta l'area sud della provincia di Salerno. Mobilità, abbiamo programmi di investimento importantissimi, collegamento trasversale da Agropoli all'autostrada per evitare il congestionamento durante il periodo estivo. Insomma, abbiamo veramente un'opportunità straordinaria di un rilancio turistico ambientale incredibile. Siamo andati oltre la visione perché abbiamo individuato delle idee concrete, dei progetti pilota. Oggi bisogna però andare avanti, approvare in giunta il definitivo, approvare anche la governance, nel senso c'è bisogno di un soggetto che abbia la regia per stabilire priorità, per fare programmi, per tenere coeso il gruppo degli amministratori e anche gli interessi del territorio. Credo che lo faremo con un articolo 30 del testo unico, con la provincia che entrerà nella... perché la provincia deve coordinare comunque i master plan e le aree interne, se no la cornice del territorio provinciale poi non riesce ad avere una coerenza su tutti gli strumenti che si muovono. Quindi io sono convinto che la strada, diciamo, non è facile, perché stare insieme, contemperare vari interessi, varie sensibilità, però io credo che anche la proposta confortante di De Luca, che mette a disposizione le risorse necessarie per fare da subito alcuni progetti importanti, credo che sia, diciamo, agevola il compito, agevola il lavoro, agevola la sfida.